che conducono Fratelli d'Italia a ostacolare in tutti i modi possibili l'approvazione di questo decreto, ricordando in più, e concludo, che siamo di fronte a una richiesta di voto di fiducia, l'ennesima richiesta di fiducia avanzata dal Governo alla Camera. Forse quando un governo ha una maggioranza così ampia dovrebbe tentare di limitare il più possibile il ricorso al voto di fiducia, anche per una questione di rispetto della dignità di quest'Aula e del gioco democratico. Ma le cattive abitudini evidentemente non si riescono a far tramontare e il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, sotto questo aspetto, è esattamente la logica prosecuzione in termini politici di tutto il peggio che abbiamo visto nella Prima e nella Seconda Repubblica. Per questi motivi, appunto, Fratelli d'Italia voterà no alla fiducia. Grazie onorevole Rampelli. È iscritto a parlare il deputato Tabacci. Prego, ne ha facoltà. Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, nell'esprimere a nome del Gruppo parlamentare Democrazia Solidale Centro Democratico il voto di fiducia al Governo sulla conversione del decreto legge 30 dicembre 2015 numero 210, che riguarda proroga di termini, non si può non sollevare qualche motivata perplessità sulla qualità della nostra legislazione. Il voto favorevole è certamente necessario, ma se il Parlamento non si pone come obiettivo di introdurre interventi stabili e a regime che sono nei fatti perché riguardano successive proroghe ribadite ininterrottamente da diversi anni, continuerà una produzione legislativa sempre più staccata dal sentire e dai bisogni percepiti. Si tratta di evitare il ricorso sistematico ad una legislazione di corto respiro perché provvisoria e temporanea, costruita su mere proroghe che finiscono per incorporare già dall'inizio la previsione di successivi interventi integrativi. Questo modo di procedere è in aperto conflitto con le esigenze di stabilità, di certezza e di semplificazione della nostra legislazione. Ovviamente la questione non riguarda solo il Governo, ma nel complesso la vita delle istituzioni. Ma invertire la rotta in questi campi sarebbe molto utile anche per poter coltivare la nostra aspirazione ad un riconosciuto protagonismo in sede europea. Grazie, onorevole Tabacci. È iscritto a parlare il deputato Invernizzi. Prego, ne ha facoltà. Grazie, signora Presidente, onorevoli colleghi e membri del Governo. Celebriamo oggi due stanchi riti, ennesimi, che ormai sono invalsi nell'uso comune di questa Aula. La prima è ovviamente il decreto mille proroghe, che già prima è stato, in modo direi anche più che esauriente, stigmatizzato dai colleghi che mi hanno preceduto, mille proroghe. Questo decreto nasce con un fine ben chiaro e viene utilizzato dai governi e dalle varie maggioranze che si apprestano ad utilizzare questo strumento per altri fini, vale a dire quello di